Po 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 hey po 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 hey. Evviva! Finalmente riesco a girare un video, finalmente. No, non ci riuscirà. Ma mi hai rovinato tutto l'inizio del video! No, Mo vieni sono. qua e che mica guardano questa mutande. Fatte vedere, forza. Po 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 Casa. po. Non dire oscenità, non so che cosa volesse dire. Grazie che mi hai rovinato l'inizio del video, grazie. Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle, finalmente, finalmente Ariè come qua. Io non so cosa dire, non so cosa dire, veramente con questa mise così arraffazzonata, con questo look completamente autunnale. Ma fa freddo, fa ancora freddo. Qua siamo alla fine di maggio, fa ancora freddo. Non so che cosa dire. Ecco che cominciano tutti i pruriti. Chiedo scusa per la voce che non è ancora proprio al top del top del top del top, infatti penso farò una gran faticata a girare questo video, ma non ne posso più. Io ho voglia di girare, ho delle cose da farvi vedere, cose di importanza mondiale. Ma come si fa a non vedere le cose dei miei video? Cioè, non esiste, non esiste. E niente, dicevo, clima ancora autunnale. Non piove a dirotto fuori, sono con tutte le luci accese nel bagno, sono le 3 del pomeriggio e qua sembrano le 7 di sera, cioè una cosa impressionante. Ma ragazzi, ma quando arriva quest'estate? Perché a sto punto la primavera è bella che è andata. Un sacco di gente che sta a letto con l'influenza, gente con le polmoniti, con le bronchiti, un disastro, un'ecatombe. Io un maggio così non me lo ricordavo da, non lo so, da quanti anni, voi che siete più brave di me. Vabbè, allora, da come avrete visto dal titolo, questo è un video che è venuto fuori così. In realtà ne devo girare quelli dei quali vi avevo parlato nel video precedente a questo, e quello sulle chiacchiere di un ritorno, per capirci, ma siccome c'è stata e c'è tuttora una tornata di offerte super speciali da Risparmio Casa, di offerte sotto costo peraltro, avevo bisogno di fare un po' di rimessa, perché non facendo più grandi rimesse di detersivi, grandi scorte, diciamo, ecco, non faccio più queste grandissime scorte, mi sono molto calmata, avevo proprio terminato delle cose e quindi, visto che c'erano queste offerte, offerte sotto costo, a lingua quando piove si incespica. Ho detto al maritozzo: andiamo, facciamo una bella spedizione. E quindi, siccome ho necessità di tirare fuori le cose dalla busta e sistemarle, perché alcune proprio mi servono, ho detto: perché non spararci un bel videuzzo di video acquisti e di spese da Risparmio Casa? Aspettate, perché è una spesa molto, molto consistente. Oddio, non ce la farò mai a tirare su tutta la busta. Eccola qui, ovviamente, io ho le mie buste in macchina. Questa è della Lidl, ma ci ho infilato dentro tutte le cose. Che comodità girare i video nel bagno, ragazzi e ragazze, che meraviglia! Voi direte: cambia stanza? Sì, è una storia lunga. Chi mi conosce sa. Allora, scontrine alla mano. È una spesa per me super spesona da bunker antiatomico ed è una spesa da 30,14 euro. C'erano tantissime cose in offerta e diciamo che credo di aver preso tutto quello che vedrete in questa busta, dovrebbe essere in offerta. Forse giusto la pelle di daino non lo era. Sì, questa mi sembra di no. Quindi cercherò di essere il più precisa possibile, perché insomma, da come avete visto, insomma, una bella spesa. Allora partiamo subito, subito, subito. Dunque, pesco ovviamente random. Ecco, visto che l'ho nominata, ve la faccio vedere. La Dianex Tuttofare pulisce tutto dappertutto. Allora, queste pelli di daino, io le chiamo pelli di daino, ma ovviamente non sono pelli di daino. Qui ci dice che è un panno morbido e resistente adatto a tutte le superfici lavabili. Si può usare umido con qualsiasi detergente in acqua calda o fredda, utilizzabile anche da asciutto per metallo e argenteria, non lascia pelucchi, è lavabile in lavatrice. Io non sono solita lavare chiamiamole i panni, questi qui, diciamo, le cosiddette
i panni Dino, insomma, queste qui, non sono solite lavarli in lavatrice, ma li insapono con il sapone o con un po' di detersivo per la lavatrice, oppure con un po' di detergente per i pavimenti, insomma, con quello che ho. E sono solita lavarle così, non uso metterle, non ho l'abitudine di infilarle in lavatrice. Queste della Dianex le trovo eccezionali, durano tantissimo e le utilizzo sia per la cucina che per i sanitari del bagno, che per asciugare le pipì della Zaretta, non della Lunetta, ma della Zaretta, quando non becca al 100% il telo, quello, come si dice, il telo, quello, i teli, insomma, quelli che si usano. Quelli impermeabili, ecco, i teli assorbipipì, insomma, non mi viene, non mi viene, non mi viene. Vabbè, andiamo così. Però devo dire che si possono utilizzare per qualsiasi utilizzo. Io, diciamo, l'utilizzo che ne faccio quando sto a strillà è questo qui, quindi non ci spolvero, non li utilizzo per lavare i mobili, per esempio, no, ma li utilizzo appunto in cucina, nel bagno e per appunto tampo, più che asciugare la pipì, per tamponare, pulire con il Lisoform, disinfettare, eccetera, eccetera, quando la Zaretta va fuori. Mi piace tanto, durano tantissimo, non diventano rigide, perché ho notato che alcuni tipi di queste spugnette qui, una volta che vengono bagnate, diciamo a furia di essere bagnate con l'acqua bollente, poi tendono ad avere dei punti nei quali rimangono dure, mentre questa no. E durano tantissimo. Allora, Dianex Tuttofare, 99 centesimi, ce n'è una sola dentro, ma è made in Italy, ma credetemi, vale veramente, vale molto di più rispetto al prezzo che costa. Detergente intimo, ne ho presi due, solo due, perché vi dico, ho finito le scorte, e ne sto utilizzando uno adesso che non mi piace, del quale vi parlerò nel video promossi e bocciati, preferiti e non, eccetera, eccetera. C'erano in offerta questi della Licia, che mi piacciono tantissimo, e tra l'altro sono confezioni da 250 ml, quindi ci sono anche 250 ml in più rispetto alle solite confezioni. Ho preso questo con olio naturale di riso, che è adatto anche ai bimbi dei 3 anni in più, pur non avendo più bimbi di quell'età, e poi questo con olio naturale di timo, freschezza attiva. Questo è delicatezza quotidiana, questo è freschezza attiva. Questi venivano 1,99 in offerta l'un per l'altro. Già provati, mi piacciono tantissimo, approvati dalla famiglia, e quindi li ho voluti riutilizzare, riprendere. Insomma, ne avrei preso anche qualcuno di più, ma avevano solo questo in offerta e questo ho voluto prendere. Non mi andava di spenderci di più, vi dico la verità, perché comunque dovevo fare una spesa un po' consistente. Ho preso queste spugnettine, quelle che hanno la metà, diciamo, di spugna gialla e la metà e la striscetta poi abrasiva, della Vileda, le Glizzy Crystal con cristalli attivi sgrassanti, antibatterico al 99,9%. Io queste ovviamente le utilizzo in cucina, le utilizzo anche per pulire il bagno, i sanitari del bagno, utilizzando, io ho dei sanitari molto vecchi, per cui sono già un pochino graffiati, sono, diciamo, un po' rovinati, quindi vado proprio di questa parte qui, non mi importa, insomma, se continuano a rovinarsi, perché sono proprio vecchi, anche se devo dire che una volta puliti e sistemati e lavati, insomma, hanno ancora il loro, dicono ancora la loro, ecco, non sono proprio disastrati, però sono comunque il mio bagno è molto molto vecchio, e quindi anche i sanitari, insomma, sono un pochino usurati, ma devo dire che con queste mi trovo benissimo, quindi io vado prima a pulire con queste, e vado a togliere proprio tutto lo sporco bene anche dietro le rubinetterie, eccetera, eccetera. E poi vado a poi a sciacquare, sciacquare ad asciugare con la pelle di Dino che vi ho fatto vedere prima. Mi piacciono, durano a sufficienza e le continuo a ricomprare. Queste, allora, queste. Vileda Glizzy, eccole qua, 79 centesimi, ce ne sono 3, quindi insomma il prezzo mi sembra, direi, buono, insomma, buono, buono, buono.
Poi veline, la confezione adesso si è un pochino schiacciata. Ho preso le veline, una confezione di veline perché sapete che le tengo sempre in un po' sparse dappertutto, ma soprattutto in cucina. Mi servono a mo' di fazzoletto di carta al volo quando non voglio utilizzare proprio i fazzoletti, quelli diciamo i classici fazzoletti di carta. Sono 80 fazzoletti, tre veli, non sono proprio quelle migliori del mondo, ma venivano poco, mi sembra 99, sì, 99 centesimi anche queste. Ce ne sono comunque 80, anziché in genere ce ne sono, mi sembra 72 all'interno. E devo dire che quelle di Eurospin sono migliorate tantissimo nella qualità. Solo che non ero di giro all'Eurospin, ma devo dire che sono veramente buone, non si spappolano più. Credo che abbiano proprio migliorato la qualità della carta, insomma, sì, del tessuto. E quindi in genere, quando riesco, faccio scorta di quelle perché veramente non hanno nulla da invidiare a quelle più blasonate. Queste non sono male, sono di scorta, veline, insomma, niente di che. Mi servivano e quindi le ho prese. Poi avevo bisogno dell'Isoform. L'Isoform mi era proprio terminato in realtà ce n'è ancora un goccino così, però diciamo insomma mi serviva perché io l'Isoform lo spruzzo tutte le volte che le cucciole fanno la cacca o la pipì, ma soprattutto Zara, magari vicino al telo, non proprio sul telo, quello assorbi tutto e quindi devo andare ovviamente a disinfettare. Ma l'Isoform era in offerta da risparmio casa a 1 euro, forse 19, non mi ricordo bene, ma nel centro Arcobaleno, quello nel quale vado a fare ogni tanto la mia rimessa di detersivi, ce l'avevo, mi sa che ero decentrata, ce l'avevo in offerta a 99 centesimi, ma non ero di giro, mi serviva e quindi a questo giro ho preso il Bioform, che è sempre un presidio medico-chirurgico, Bioform Plus disinfettante e detergente per la disinfezione della casa. Un disinfettante, chiamiamolo l'Isoform dei poveracci, e questo veniva poco, ma veramente, veramente poco. Adesso vi dico. Allora. Non me l'hanno messo, quindi non. Bioform, eccolo qui, 95 centesimi. Voi capite bene, un litro, vabbè, 5, cioè 4 centesimi meno rispetto all'Isoform, ma dovevo andare nell'altro negozio e non avevo proprio il tempo. E già ho utilizzato, io questo lo metto in uno spruzzino, così assoluto, non lo vado a diluire, però lo uso con lo spruzzino perché mi dura molto di più, ne spreco molto di meno e vado appunto a ripulire quando la Zaretta fa le sue cosine fuori del tappetino. Poi avevo terminato la candeggina delicata e c'era questa maxi confezione di omino bianco con il 30% gratis. Io l'ho presa nella profumazione muschio bianco, c'era anche nella confezione quella azzurra, non so se è floreale, classico, non mi ricordo, e a un prezzo vantaggiosissimo. Adesso ve lo dico. Allora, sentite sta voce, scusatemi, ma. 1,99 euro, voi capite bene, sono 2 litri e 600 ml e niente, l'ho presa, ne ho presa una confezione, adesso la metto giù, scusate, ma pesa una quintalata. Poi ho preso una confezione di detersivo liquido per la lavatrice, c'era in offerta questo Ava come lava, questo qui, e allora questo 1,99 euro, sono 1,800 litri, cioè 1,8 litri di prodotto, e avevo preso tempo fa, non so chi ha visto uno dei miei ultimi video dei prodotti terminati, diciamo per la cura della casa, avevo preso il suo gemello color fucsia che mi era piaciuto tantissimo e ho voluto provare questo. Questo è freschezza tropicale, profumo a fondo, pulito profondo, profumo a fondo, pulito profondo. Ci piace il profumo. Sì, ok, anche questo è trasparente. Il colore, il profumo è delicato. Vediamo se il profumo, dico, è buono, non delicato. Ne sparo delle de stupidaggini. E niente, vedremo insomma come mi troverò. Se è come l'altro, sono sicura che mi troverò bene. È una profumazione un pochino più agrumata, più fresca. Mi piace molto, 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 anche se qui dice tropicale.
Vabbè, freschezza tropicale, insomma. E Ava come lava, ve l'avevo detto il prezzo? Boh, mi ricordo. Sì, 1,99 ve l'avevo detto. Forse sì, forse no, chi lo sa. Poi, sempre per quanto riguarda la lavatrice, no, questo non era in offerta, ma il prezzo è talmente irrisorio, che ho ripreso, mi sta terminando l'ammorbidente, e ho ripreso questo qui di Tesori d'Oriente alla profumazione Tsubaki e Peonia, che è, a mio avviso, tra tutte quelle che ho provato, e io ho provato quella Ayurveda. Ma che è uscito fuori? No, non sei uscito fuori, vero? No, no. Dicevo, tra quella, la profumazione Ayurveda, quella, come si chiama, quella con la confezione beige. Aspettate che c'ho pure il profumino di quello, aspettate un attimo. E te pareva, ho terminato, ma mannaggia, vabbè, niente, non mi viene la profumo, non mi viene la. Abbiate pazienza, avete capito? Quello con la confezione beigiolina, chiara, 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 comunque. E poi ho provato quello al muschio bianco, sì, e quello anche ai fiori d'arancio e argan, mi sembra. E le profumazioni che più persistono sul bucato, a mio avviso, per la mia esperienza, diciamo, sono in assoluto questa. Questo è fantastico, anche il profumo, adoro questa profumazione. E poi quello appunto ai fiori d'arancio e mi sembra argan, non sono sicura. E niente, l'ho ripreso, mi piace tanto, anche perché poi questo non ha coloranti sintetici ed è testato per cromo, nickel e cobalto. Ecco, vedete, priva di coloranti, insomma, ci fa piacere questa cosa. Questo mi sembra poco più di un euro. Tesori d'Oriente 1,69 a prezzo pieno, quindi voglio dire ci si può stare, insomma, ci si può stare, sono 750 ml di prodotto. Io in genere ne metto due tappini per lavaggio perché ho la lavatrice da 8 chilazzi. Chilazzi o chilozzi? Ci sarebbe una battuta da fama, non è proprio carina, proprio femminile. Poi c'era in offerta il Bref Brillante Botanicals, 100% subito brillante dalla prima passata, effetto riparatore, eucalipto e menta, un bidoncione da 1 litro e 250 ml. Questo non l'avevo mai provato, io adoro follemente quello fucsia, quello ai fiori, non mi ricordo se sono fiori tropicali, pure lì freschezza tropicale, floreale, qualcosa del genere. Che cos'è quel detersivo per i pavimenti? È una cosa fantastica, non solo, ma il profumo persiste almeno per una giornata intera sul pavimento, ma anche mentre lo passate. Adesso questo lo apro perché tanto io poi ne provo, cerco insomma di provarne sempre di diversi, non l'avevo mai provato. Sentiamo. Molto buono. Sa un pochino di ospedale, diciamo, non è una fantasia floreale, ma è molto buono. Vediamo una volta poi passato sul pavimento che tipo di profumazione darà. Mi piace molto. Eucalipto e menta. In effetti è balsamico. Mi piace, mi piace. Poi ho preso, c'era in offerta questo detersivo piatti a mano del marchio Risparmio Casa, 1 litro, azione antiodore, questo è con i carboni attivi, diciamo forse un equivalente del Nelson, che sto tra l'altro utilizzando adesso sempre con i carboni e che con i carboni, ai carboni. E che mi piace moltissimo. Questo veniva un pochino meno del Nelson, che peraltro era in offerta anche il Nelson. Mio marito mi ha detto: ma prendi questo, ma tanto è la stessa cosa. Mo, se sto coso non è buono, gli faccio lo shampoo. Ecco, Risparmio Casa, vediamo un attimo. Sto vi dico anche quanto vero, viene veramente una stupidaggine. Allora. 79 centesimi per 1 litro di prodotto, insomma il prezzo è veramente irrisorio. Maritozzo, questo è un consiglio del Maritozzo, me ne sentirete parlare più avanti, vediamo un po' se sto Maritozzo mi ha fatto fare un acquisto giusto o sbagliato. Poi avevo bisogno di prendere qualche shampoo, ne ho presi solamente un paio per non sovraccaricarmi, anzi tre ne ho presi, scusate, ve li faccio vedere tutti e tre.
E c'erano in offerta gli shampoo della Garnier, ve l'ho detto 3 volte, così lo capite meglio. E c'erano questi in offerta della linea Fructis, della Garnier, per chi non avesse capito. E allora questi erano adesso ve lo dico, offerta Fructis a 1,88 euro l'uno per l'altro. C'erano in offerta anche quelli addirittura 88 centesimi della Sunsilk, però ultimamente presi un qualcosa della Sunsilk, ma non, la profumazione non mi piaceva molto, non mi ricordo sinceramente proprio a livello di qualità sui capelli, insomma di resa, però mi ricordo che la profumazione mi dava proprio alla gola, mi dava fastidio. E quindi sono andata alla Garnier, perché è il mio marchio preferito, nonostante sia un low cost, nonostante tanti ne parlino male. Guardate, sui capelli nostri funziona bene, noi non abbiamo problemi di dermatiti, di chissà quanta forfora, di chissà cosa sulla testa. Quindi per noi, bene o male, gli shampoo vanno più o meno bene tutti. Quindi 1,88 euro per 250 ml, e ho preso questo che è fortificante. Nutrizione senza nutrizione. Nutrizione, sì, senza appesantire, non so più leggere. Hydralis Coconut Lisse, quindi vola con quanto fiato in gola, perché sei volato, maledetto. Cocco, insomma, questo è al cocco, che dice qua? Concentrato di attivi fortificanti, comunque Coconut Lisse, crema di cocco, eccolo qua. Poi Hydra Lease and Shine, questo è fortificante con amino, cheratina liquida e olio di argan. Eccolo qui, anticrespo, qui dice antiumidità, va bene. E poi addio danni, quindi questo è sempre uno shampoo fortificante ma riparatore con olio di amla e cherafil. Questo ci dice che è senza parabeni, mentre invece su questi altri due la scritta non c'è. Direi proprio di no. Eccolo qui, ma ve l'ho fatti vedere bene? Spero di sì. Mica lo so che sto combinando oggi con questo video. Va bene, vedremo, vedremo. Tanto io ho il mio, vabbè. Poi c'era un'offerta super, super strepitosa sui deodoranti della Dove, quelli spray. E allora mi sono dovuta tenere perché se no ne avrei presi pure di più. Ma il maritozzo è, ma mo dove li mettiamo tutte queste cose? Ma non ti preoccupare, che ci penso io. Quindi vabbè, ne ho presi 4, no, 5, scusate, perché a 99 centesimi, vi rendete conto? Ho detto al maritozzo: provane uno pure da maschietto, vediamo come ti trovi. Dove Men Care. Lui ha scelto la profumazione Talc Mineral Sandalwood. Questo qua vi dirò come ci si troverà. La confezione è da 150 come gli altri. Sì, tutte da 150 ml. Quindi abbiamo preso questo specifico per il maritozzo e per il figliozzo. Poi quello che a mio avviso è uno tra i migliori a livello di profumazione e di resa, che è il Go Fresh, pera e aloe vera, e succo di aloe vera. Questo è fantastico. Poi ho preso questo Cotton Soft che ci piace tantissimo, ci piace perché anch'io ogni tanto vado lì e spruzzo. Poi ho preso questo mela e succo di tè bianco, scent dovrebbe essere, boh, vabbè. Eccolo qui, questo qui che non abbiamo mai provato, sono uscite nuove profumazioni, infatti qui dice new, ma lo dice pure di questo, new? No, non dice più nemmeno di questa la pera, vero? Fatemi controllare. No, quindi c'era questa profumazione nuova, mela e tè bianco, vi saprò dire, yes, building girls, self esteem, che boh, vabbè, questo qua. E poi quello classico, perché il maritozzo è classico, a lui gli piace la profumazione classica, mette tutto, però questo è il suo preferito tra i preferiti, e va bene, e sono 99 centesimi l'un per l'altro, ma voi capite bene. E c'erano anche i roll-on sempre in offerta, 99 centesimi, ma devo dire che pur utilizzando io i deodoranti roll-on e li preferisco a tutti, l'ultimo acquisto che ho fatto di questo si è rivelato, insomma, buono,
Insomma, non mi è piaciuto tantissimo, mi brucia tanto dopo che ho depilato le ascelluzze, quindi sto facendo un po' di fatica a terminarlo, ho preferito prendere degli spray. Poi una confezione di salviettine umidificate della linea Morbi Baby, che è una linea del marchio Risparmio Casa, senza parabeni, senza PEG, 72 pezzi, con aloe vera, idratanti e delicate. Eccole qui. Queste ormai vanno via come il pane, perché poi da quando la Lunetta ha avuto quel problema che non ve lo voglio, cioè non lo voglio dire a voce troppo alta, ma sta ricominciando a camminare. Non vi dico come, con queste zampettine tutte storte, ma i miglioramenti cominciano ad esserci. Però quando la portiamo giù, dobbiamo comunque, già lo facevamo prima, ma adesso ancora di più, perché ogni tanto perde l'equilibrio, si adagia e quindi si sporca ancora di più. Con lei già è bassotta, cioè zampette corte. E quindi queste vanno via come il pane, ok? Bidet, panzotta, zampette, musetto, eccetera, eccetera. Ah, queste pagate anche queste poco. Adesso vi dico quanto, 99 centesimi. E poi, ultimi ma non per ultimi, sto a fare un disastro mentre sto bagno, c'erano i dentifrici della Colgate in offerta a 49 centesimi, se non sbaglio. Sì, 49 centesimi. E quindi abbiamo fatto un po' di scorta di dentifrici. Abbiamo preso Deep Clean Whitening. Ne abbiamo presi di questa tipologia 3, Deep Clean Whitening, e poi abbiamo preso il Fresh Gel, Colgate Fresh Gel. Sono confezioni da, se non sbaglio, 75 ml, sì, e questi venivano appunto 49 centesimi l'un per l'altro. Ecco qui, non c'è più niente da vedere, questa è tutta la spesa che ho fatto da Risparmio Casa. Fatto un disastro, era da un bel po' appunto che non facevo un po' di scorta di tutto, perché queste offerte speciali, soprattutto su questi, non ce n'erano tantissime. Conto di ripassare, insomma, senza maritozzo, perché quello rompe le scatole, e di farne ancora un po' di scorta, perché 99 centesimi in genere già quando si trovano a 1,19 € è un prezzo vantaggioso, ma 99 centesimi, ragazzi e ragazze, cioè, come si fa? Io devo dire che le offerte di Risparmio Casa sono in assoluto le... Ma tu stai registrando? Sì, già mi stavo a sentire male. Vabbè, sono in assoluto le migliori che si possano trovare sulla piazza. Io personalmente, tra tutti i punti vendita nei quali mi rifornisco qui nei dintorni della mia zona, i prezzi che fa Risparmio Casa non li ho visti da nessun'altra parte. Va bene, fatemi sapere come sempre, ciavoliamo, chiacchieriamo, fatemi sapere se c'è qualcosa che avete, che vi piace, che non vi piace, qualcosa tra le cose che ho preso che avete già provato, se avete qualche dritta da consigliarmi, lo sapete che i vostri consigli sono sempre super stragraditi. Io basta, finisco qui, vi mando il mio bacio super stragalattico con l'occhio cecato. Mua! Vi rimando alla visione dei video, dei prossimi video, sempre solo se qualora vorrete. E niente, e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!